6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! E ora entra Renato Zero, no? In realtà no. Facciamo come negli stadi di calcio, dai, una cosa che ogni tanto faccio, no? Quando segna un calciatore cosa si dice? È in arrivo, no, ha segnato Francesco Totti, in questo caso cambiamo il cognome. Sta per salire sul palco di Carrara Francesco Cavani! Francesco Cavani! Francesco Cavani! Insieme a Carlo Cottarelli! Carlo Cottarelli! Carlo Cottarelli! Ecco il professore! Professore, buonasera. Prego. Al centro il professore. Ed ecco Francesco. Si accomodi. Si accomodi. Come va? Va bene. Scusa. Buonasera, signora. Carlo Cottarelli. Buonasera, Davide De Filippi. Ci accomodiamo. Buonasera, Carrara. Io sono empirico, per non cadere mi sono un attimo spostato perché altrimenti saremmo... Posso retrocedere? A Pollaia ti devo dire. Il professore. A fianco l'intervista in dialetto? No. Per me va bene, però bisogna vedere se Carlo... si intende qualcosa, perché sennò è un casino. Il professore giustamente dice non sarebbe il caso. Io ho un altro dialetto, direi di sì. Tra l'altro, Francesco, stavo notando una cosa, che il presentatore Carlo Conti, che ti ha affiancato, che insomma ha sempre creduto in te, e il professor Cottarelli, economista, una persona che insomma uno presenta, uno ha a che fare con i numeri, hanno qualcosa in comune? Carlo Conti, Carlo Cottarelli, hanno un comune denominatore? Sicuramente direi il nome proprio, Carlo, e poi secondo me anche insomma tutti e due in un modo o nell'altro hanno a che fare con i conti, ecco. Questo sicuramente. Scusi l'impertinenza. Professor Cottarelli, no, lo sapete, è presenza fissa da Fabio Fazio, è una persona che sconsiglio di andare a vedere il suo curriculum perché è umiliante. Io l'ho dovuto fare, sono andato a vedere le tantissime cose che ha fatto, è deprimente. Ne dico alcune: direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani all'Università Cattolica di Milano, professore visitatore di economia alla Bocconi di Milano, a me non fanno entrare neanche come visitatore ordinario, direttore esecutivo del board del Fondo Monetario Internazionale, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, direttore del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Italiano, funzionario del Dipartimento Monetario del Settore Finanziario dell'ENI, cioè tranne che difensore centrale della Polonia, mi pare ci sia tutto. Assolutamente, io vado. No, assolutamente no. Francesco invece non ha bisogno di presentazioni perché insomma sappiamo cosa ha fatto, che cosa sta facendo, il disco nuovo che è uscito da poco, ma il tema singolo nuovo, chiedo scusa, il singolo nuovo, bisogna, il disco ne parla. I conti devono tornare, considerata la circostanza. I conti devono tornare. Questa sera però non parleremo soltanto di musica, ma parleremo di altri due concetti. Uno è legato alle fake news, le notizie false che troppo spesso circolano in rete, che circolano soprattutto sui social, ma parleremo anche e soprattutto del tema portante di questa manifestazione organizzata dall'Internazionale Marmi e Macchine con il Comune di Carrara e la Camera di Commercio. C'è quindi un saluto istituzionale che proprio il Comune e l'Internazionale Marmi e Macchine vogliono farvi, per cui chiamerei sul palco il Vice Sindaco Matteo Martinelli e il Presidente della IMM Fabio Felici. Se ci raggiungono, e ci raggiungono. Grazie mille a tutti di essere qui. Un saluto a Carlo Cottarelli, un benvenuto nella nostra città, ma soprattutto ciao. Un caloroso abbraccio a Francesco. Allarghiamoci questo abbraccio, perché se no dice rimane solo virtuale la cosa. Un artista eccezionale che porta il nome di Carrara in giro per il mondo, e volevo portarti insomma il saluto di tutta l'amministrazione comunale, i nostri complimenti, un grandissimo in bocca al lupo per tutto, per ancora meravigliosi successi, grazie ancora grazie. Di essere qua e buona serata. Grazie.
Sì, buonasera a tutti, anche a nome ovviamente di Internazionale Marmi Macchine, che ha organizzato questo evento che vedete in città in questi giorni, White Car Era Downtown. Un saluto ovviamente al professor Cotarelli per averci raggiunto nella nostra bella città. Ovviamente Francesco, ti saluto di qua. Ci siamo salutati. Buonasera. Credo che questi due personaggi li ho chiamati la strana coppia, perché istintivamente sembrano due persone che abbiano poco da dirsi. In realtà hanno tantissimo, e credo che siano anche la sintesi della nostra città. La nostra città, che è una città che vive di marmo, quindi di tutto quello che questo comporta, quindi anche di economia, di conti noi ovviamente ne facciamo tutti i giorni con questo, ma che ha anche delle eccellenze nell'ambito artistico, e questa sera Carrara rappresentata degnamente da Francesco. Quindi siamo tutti curiosi di sentire cosa ci racconteranno, ovviamente dietro la regia maestosa di Davide Filippi, per cui vi auguro una buona serata e un buon divertimento. Grazie Presidente.